Nel video di oggi, proprio qui a Brookhaven, sono le 3 del mattino. Ecco perché testeremo tonnellate di miti e segreti spaventosi che ci sono all'interno del gioco. Tutti alle 3 del mattino. In questo video ci viene mostrata una cosa che nessuno dovrebbe fare alle 3 del mattino. La cosa più strana sono le luci che continuano a tremolare. Ci fa vedere anche come il cielo è rosso. Lui la chiama la luna di sangue. Andiamo a vedere se tutto questo è vero. Come puoi vedere sono le 3 di notte. Quello che dobbiamo fare ora è raggiungere il lago Madison. Arrivati qui è tutto vuoto e la cabina sembra un film dell'orrore. Ora guarderemo la cabina con il binocolo per vedere se lampeggia. Oh mio Dio, ma che sta succedendo? La luce sta saltando davvero. Dobbiamo avvicinarci e vedere che cosa sta succedendo. Forse c'è qualcuno che ci sta trollando. Va benissimo ragazzi, sto entrando, me la sto facendo un po' sotto. C'è qualcuno? C'è qualcuno lì? Accenderò anche la mia torcia. Ma forse farei prima anche ad accendere la luce. Mi sembra che qui però non ci sia nessuno. Quindi o è scomparso o si è volatilizzato. Neanche qui sul retro c'è nessuno. Beh, a dire la verità ragazzi, c'è un passaggio segreto qui dentro questa casa e si trova proprio qui sopra. Oh mio Dio, ma cos'è questo? Esci subito da qui. Scusami, ma perché dovrei uscire? Ti succederà qualcosa di molto brutto. Cosa vuol dire con succederà qualcosa di davvero brutto? Ehi, ma dove sta andando? Se ne sta scappando via. Torna qui, specie di un topo. Beh, forse non dovrei ascoltare quello stupido topo. Forse sì, è meglio uscire da qui. Wow, che cosa sta succedendo? Brookhaven così è davvero spaventosa. Brookhaven è completamente al buio e il cielo è completamente rosso, proprio come la luna di sangue del video che avevamo visto. Il topo forse c'entra qualcosa? Ora continuiamo a vedere il video e vediamo che dopo lui entra dentro una caverna e trova tipo un corpo morto con un'ascia. Ma è fighissimo, andiamo a vedere se lo troviamo anche noi. In realtà spero davvero ragazzi che non lo sia. Il posto che stiamo cercando è proprio qui. Il problema più grande è che è tutto buio e è letteralmente spaventoso. Non riesco a vedere niente, dovrebbe essere proprio qui. Wow, eccolo! E sta anche girando su se stesso, come se fosse impossessato dalla luna di sangue. Chi sei tu? E perché sei qui? Vai via subito di qui. Ok, me ne vado subito. Mi sto cagando troppo sotto. Sicuramente non voleva parlare con noi. Dopo aver visto il corpo, ragazzi, torna direttamente dentro la cabina e si va a guardare allo specchio. Poi mette un cartello dove chiede, non so, di fare qualche seduta. Beh, io sinceramente ho davvero una paura tremenda. Però voglio farlo e voglio provare tutti questi segreti alle 3 di notte su Brookhaven. Mi sto davvero iniziando a spaventare. Prendiamo il cartello e scriviamoci sopra le sue stesse parole. Be summoned, che vuol dire convocato. Io spero davvero che questa cosa non funzioni perché mi sto cagando sotto. Ora dobbiamo guardarci allo specchio e invocare il comando. Lo stesso comando che lui ha usato in questo passaggio. Execute Bloody Mary. Una volta fatto il comando iniziamo ad agitare il cartello davanti lo specchio. Io me la sto facendo sotto, spero che non succeda nulla. Nel video lui fa vedere come compaia qualcosa di assolutamente spaventoso. Ma a noi per fortuna non sta succedendo nulla. Beh, il cielo è ancora rosso. Rosso sangue spaventoso. Non ci posso credere. Siamo stati trollati per tutto questo tempo. Ehi, aspetta un secondo, sei di nuovo tu il topo? Sì, che cosa hai fatto? La tua vita è in pericolo. Cosa? La mia vita è in pericolo? Non lasciarmi così in sospeso. Questo topo mi mette una paura tremenda. Che cosa vuol dire con la mia vita in pericolo? Beh, però ora Brookhaven sembra tornata alla normalità. Io non voglio rimanerci qui neanche un altro minuto. Sinceramente questa storia mi ha spaventato troppo. Questo ragazzo fa vedere altri video di come ottenere la luna di sangue e in uno di questi video si dirige proprio all'interno della base segreta di Brookhaven. Eccoci qui quindi, dirigiamoci al bunker e vediamo effettivamente se questa storia creepy funziona. Entriamo quindi nel bunker segreto dell'agenzia e adesso vediamo che cosa dobbiamo fare. Nel video il ragazzo preme prima queste due leve e poi dopo si dirige ai fusibili attivando l'1, il 4 e il 5. Non ci rimane che fare lo stesso.
fisso. Quindi prima andiamo ad attivare le leve e poi subito dopo dirigiamoci ai fusibili. Attiviamo l'1, il 4 e il 5. Per essere sicuro che funzioni, dovrebbe comparire questo messaggio sul muro. Wow ragazzi, anche noi abbiamo lo stesso messaggio. Dopo averlo fatto dobbiamo andare su questa lavagna e scrivere questo comando. Andiamo a farlo subito. Abbiamo scritto il comando e l'abbiamo fatto correttamente. Ora dobbiamo fare clic su quel pulsante sotto la lavagna segreto e improvvisamente tutto diventerà scuro e comparirà questa scritta sul muro. Quindi andiamo a premere il pulsante. Poi subito dopo esce e troverà il cielo di Bloody Mary. Andiamo a vedere se questo sta funzionando. Questo segreto è bellissimo, io mi sto cagando sotto. Wow, incredibile! È tutto diventato buio e il cielo sopra di noi è rosso come il Bloody Mary. È così buio che quasi non riesco a vedere neanche davanti a me. Aspetta, perché la mia macchina è qui? Io non l'avevo lasciata qui. Stanno succedendo delle cose strane, ma abbiamo visto un altro video molto interessante. Un altro ragazzo vuole mostrarci che cosa succede se prendiamo un'auto e andiamo nel cimitero di Brookhaven. Stiamo scherzando ragazzi, dovrei andare nel cimitero di Brookhaven alle 3 di notte. Sarà davvero difficile guidare con questo buio, non so neanche dove sto andando. Ora dobbiamo raggiungere il cimitero e dovrei anche stare attento a non colpire qualcosa perché è tutto completamente buio. Eccoci, dovremmo esserci, abbiamo raggiunto il cimitero. Ora continuiamo a vedere il video. Sopra una lapide lui digita queste parole e poi dopo non so che cosa succede. Si ritrova tipo teletrasportato in un altro posto. Non penso che questo funzioni, ma proviamoci. Clicchiamo sopra la lapide e scriviamo la parola scary. Una volta fatto saltiamo all'interno e in teoria dovremmo essere teletrasportati. 3, 2, 1. Ma che diavolo, wow, siamo proprio dietro la prigione. Sicuramente questo non è un posto dove stare alle 3 di notte. E in più con questo cielo rosso io mi sto letteralmente cagando sotto. Subito dopo nel continuo del video, nella piazza di Brookhaven, questo ragazzo vede un fantasma di un clown e dopodiché inizia a scappare all'improvviso. Io sono qui nella piazza e non mi sembra di vedere alcun fantasma. Oh mio Dio, ma quello cos'è? Corri. Oh mio Dio, ma che cosa vuole questo clown da me? Mi sta rincorrendo. Che cosa vuole questo clown pazzo? Devo rifugiarmi dentro la scuola sperando che non mi seguirà. Oh no, eccolo, sta entrando. Fermati clown, che cosa vuoi da me? Hai attivato il cielo rosso ed ora pagherai. Che cosa vuol dire ora pagherò? Che cosa devo fare? Devi disattivarlo o sarà la tua fine. Ok, va bene ragazzi, dobbiamo assolutamente andare a disattivare il comando che abbiamo inserito. Per farlo dobbiamo tornare all'interno del bunker dell'agenzia e poniamo fine a questa cosa una volta per tutte. Andiamo a spengere subito i fusibili, tiriamo giù le leve e qui dove avevo scritto il comando scriviamo qualsiasi cosa al suo posto. Ora clicchiamo il pulsante e l'importante è sperare che non funzioni. Il messaggio sul muro è cambiato, quindi dovrebbe aver funzionato. Proviamo ad uscire e vediamo che cosa sta succedendo. Wow, è tornato normale. Preferisco davvero che il mio gioco preferito sia così simpatico e carino e non con quel buffo e pagliaccioso pagliaccio che mi inseguiva e con quel cielo rosso che mi ha messo una paura tremenda. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se posso darti un consiglio, devi assolutamente guardare questo video dove facciamo vedere un segreto di Brookhaven assurdo che sicuramente non conoscevi.